Mi chiamo Pietro, ho 22 anni. Mi chiamo Alice e ho 24 anni. Sono Enrico, ho 18 anni. E oggi ci troviamo alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia per scoprire i lavori di Umberto Boccioni, Vassili Kandinsky, René Magritte e Leon Orsini. E insieme a un ospite speciale raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte come piace a noi. Come piace a noi. Come piace a noi. Troviamo di fronte all'opera Paesaggio con macchie rosse, numero 2 di Vassili Kandinsky. Quasi un concerto, no? Con tutti questi colori, queste macchie, ognuna che racconta uno stato d'animo dell'artista. Secondo me, le macchie rosse, che già intuiamo dal titolo, sono una guida per andare a scoprire tutte queste sfumature di colore. Tutti questi colori insieme suonano bene, no? È un'opera che mi fa sentire musica, mi fa sentire emozioni, mi fa percepire qualcosa che va oltre la mera stesura del colore sulla tela. Secondo me un musicista potrebbe veramente esserci utile. Sì, io accetterei questa scommessa. Io faccio musica da sempre, poi mi sono trovato a studiare musica elettronica. Ho incontrato Kandinsky perché facendo musica è inevitabile. Guardando quel paesaggio, comunque non si possono non avere opinioni contrastanti a riguardo, secondo sì, me. Non è il paesaggio che ti aspetteresti sicuramente. Però c'è un mondo da interpretarci dietro. Sì, alla fine è quello che dice nello spirituale, nell'arte, no? Sì. Il rapporto musica, colore e emozioni. Con gli anni ho avuto modo di incontrare dei personaggi nell'ambito musicale che hanno lavorato a stretto contatto con il lavoro di Kandinsky, al quale si sono ispirati. Uno di questi è Curtis Rhodes, che ha fatto questo libro Microsound dedicato al punto in musica, e in tutti i suoi scritti e nelle sue composizioni ci sono dei riferimenti a Kandinsky, quindi diciamo che in maniera diretta e indiretta l'ho incontrato spesso. Ciao lì, grandi! Ciao Lorenzo! Com'è? Com'è? Piacere! Piacere! Grande, come state? Sono molto influenzato dal mondo dell'arte visiva pur facendo musica e mi serve trovare un corrispettivo anche nell'arte visiva per giustificare e sviluppare il mio lavoro. Questa necessità di parlare di qualcosa senza descriverla. Nella mia musica sicuramente questo aspetto è presente. Se Kandinsky quindi attraverso le sue macchie rosse ci dà una guida su dove andare a guardare nell'opera, dove andarci a focalizzare, tu con i tuoi suoni, diciamo, vai a dare un'idea su dove focalizzarsi nella tua musica. Mi sono divertito a coniare dei termini tipo pointillistic trance per dare degli indizi anche visivi e quindi dei suoni molto brevi e molto precisi. Poi c'è questo concetto nei tuoi pezzi che a me piace molto, questa idea del build up, no? Del costruire gradualmente senza mai arrivare all'apice. E un po' lo vedo anche qui in Kandinsky con sempre queste macchie rosse che indirizzano ma non svelano mai completamente l'essenza del quadro. In ambito musicale, sei nel dance floor e ti aspetti che a un certo punto succeda una cosa che nel 99% dei casi in effetti avviene, ma nel momento in cui non avviene è lì che ti fai delle domande, ti chiedi cosa sta succedendo. Non a caso io e Enrico, infatti, parlandone, l'abbiamo definita quasi come un concerto, una composizione, come lo spirituale nell'arte dice. Un tripudio di suoni e colori, quindi appunto dare una forma a qualcosa non è sempre la via migliore. Lasciare qualcosa di non svelato completamente, se qualcuno riesce ad entrare un pochino nel processo, fa uno sforzo per completare questa cosa. Quello sforzo lì gli verrà ripagato in maniera molto più totale.